piacciono le storie che parlano di amicizia, di avventure, di viaggi e di magie? A me sì, ed è per questo che mi piacciono tanto le favole. Sono racconti che parlano di tutte le cose che ci piacciono e... Cielo, sembrano quasi i passi di un orco. Allora, cosa stavo dicendo? Le favole sono senza tempo e sono sempre piaciute a tutti i bambini e quella che preferisco è... Riuscite a immaginare come vi sentireste se foste grandi così, cioè grandi quasi come il mio pollice? Questa favola parla di una bimba piccola così e la parte che preferisco è... Non ve lo dico, vediamolo insieme. Sono contento che siate venuti. Questo è un posto incantato. Date un'occhiata. Oh, ecco Kevin e Emily. Coraggio, fratellino. Siamo quasi arrivati. Lo so, ci sono già stati. Vado pazza per questo posto. Sì, anch'io. È piena di cose meravigliose. E poi ci sono anche un sacco di giocattoli. Wow, forte! Guarda quel fiore gigante. E quanti libri! Evviva! Allora, secondo te dov'è? Non lo so. Magia! Basta! Dai, leggiamolo! Certo! Pollicina. Tanto, tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, viveva una donna molto sola. Il suo giardino era il più bello di tutta la regione, ma ciò che desiderava veramente era un po' di compagnia. Oh, se avessi un'amica qui, dividerei il meraviglioso spettacolo di questi fiori che mi circondano. Mi starebbe bene anche se fosse grande come il mio pollice. Forse la maga sa come posso fare per trovare un'amica che mi faccia compagnia. Il tuo desiderio si può esaudire molto facilmente. Davvero? Ma certo che sì! Devi soltanto prendere questo seme d'orzo e piantarlo in un vaso quando c'è la luna piena. Non è un seme d'orzo come gli altri. Dovrai volergli bene e proteggerlo con attenzione. Oh, lo prometto! Presto, molto presto, un'amica crescerà da quel seme. Qualcuna con cui potrai dividere la tua vita. Non riuscirò mai a ringraziarla abbastanza. Speriamo che la maga abbia ragione. Ho tanto bisogno di un po' di compagnia. È già arrivata la mia amica. No, è soltanto un fiore. Ma è un fiore bellissimo. Oh, ma cosa? Piccola amica mia. Sei un esserino così bello, così fragile e sei così piccina. Non sei più grande del mio pollice. Ed è proprio così che ti chiamerò, tesoro. Pollicina. Credo che io e te saremo grandissime amiche, Pollicina. Tu che ne pensi? Oh, sì. Grandissime amiche. In modo straordinario. Grazie, sei molto gentile. Ti va di andare a fare un giretto qui intorno? Non posso. La mia amica, quella in giardino, ha tanta paura che mi possa succedere qualcosa, visto che sono così piccola. C'è un mondo meraviglioso che devi conoscere. Tu non potrai nasconderti per tutta la vita. Non mi sto nascondendo. E anche qui ci sono tante cose. Il sole, tanti bei fiori, il canto degli uccelli, il profumo dell'aria. Sì, in effetti sono doni stupendi. Ma non desideri qualcosa di più? Perché non sali sulla mia schiena?
Ti mostrerò paesaggi di incredibile bellezza. Non dovrei. La mia amica si preoccuperebbe. Non lo saprà mai. Coraggio! Fammici pensare. Beh, allora che hai deciso? Prometti che mi riporterai subito a casa. Non c'è problema. Coraggio in groppa. All'avventura! Non è favoloso? Non lo so, ho troppa paura per guardare. Non corri nessun pericolo. Da un'occhiata. Dolce primavera, le api e il cielo blu, i prati profumati, tanto freddo non ho più. Dolce primavera, magica atmosfera, la senti in fondo al cuore, ti dona il suo calore. Dolce primavera, è qui vicino a me, il sole splenderà, dissolvendo i miei perché. Dolce primavera, magica atmosfera, la senti in fondo al cuore, ti dona il suo calore. Dolce primavera, magica atmosfera. Hai visto che avevo ragione io? Sì, ed è bellissimo, grazie. Ma adesso per favore riportami a casa prima che la mia amica si preoccupi. Come avevo promesso. Eccoci qua, siamo tornati a casa più veloci della luce. Grazie infinite, mi sono divertita moltissimo. È stato un piacere. Oh no, non è qui che vivo. Dove sono? La casa è lassù. Aspetta, torna indietro, ti prego. Non riuscirò mai a tornare a casa. E si sta facendo buio. Santo cielo, lei chi è? Io sono una cavalletta, benvenuta nel mio giardino. Il suo giardino? Io sono Pollicina e questo è il mio giardino. E allora, se questo è il tuo giardino, perché hai l'aria così sperduta? Oh, perché non sono mai venuta fin qui. Io abito in quella casa. Ma temo che non riuscirò mai ad arrivarci prima che faccia notte. Oh beh, saltami sulla schiena e con quattro salti ti riporto a casa. Coraggio, non aver paura. Grazie infinite. Reggiti forte. Pollicina! Pollicina! Non riuscirò mai a ringraziarla abbastanza. E invece sì, ti ho sentito cantare, hai una voce bellissima. Per ringraziarmi non devi fare altro che cantare ancora. Oh, sei ritornata, Pollicina, ero così preoccupata. Grazie al cielo sei sana e salva. Mi dispiace, il rondone mi ha portato a vedere il mondo e mi sono persa. Sai, nel mondo ci sono tante cose meravigliose, ma ce ne sono anche di terribili. E tu sei troppo piccola per affrontarle. Qualcuno potrebbe farti del male. Promettimi che non uscirai mai più. Lo prometto. O almeno credo. Bene. Questo bocciolo di ragazza sarà una moglie perfetta per me. L'orribile rospo si allontanò saltando nella notte, portandosi via Pollicina addormentata. Ma ad un tratto lei si svegliò. Cosa? Dove sono? Sei una ragazza fortunata e io sono Gorgolon. Avrai l'onore di essere mia moglie. Sua moglie? No, non è possibile! Lo so che ti sembra troppo bello per essere vero, ma è così. Io, il capo dei rospi, sarò tuo marito. Sì, cucinerai e pulirai per me. Tu potrai addirittura catturare le mosche per me. Che bella idea, fantastico! Eccoci a casa. Che cosa ne pensi, bocciolino? Sì, lo so. È così incredibilmente bella che sei rimasta senza parole.
Beh, sappi che non hai ancora visto niente, eh? Ah, aspettami qui mentre io vado a preparare il nostro nido d'amore. Ma cosa c'è? Cosa sarà? Possiamo aiutarti a fuggire se vuoi. Devi soltanto imbrigliarci con la tua cinta. E poi ce ne voleremo via. Ma sono troppo pesante e sono bloccata su questa foglia di ninfea. Non è vero affatto. Non vedi che il fiume ti trascina via? Ma quel brutto rospaccio è già sulle tue tracce. Guarda. Oh, povera me! Mi raggiungerà! Sbrigati, non c'è tempo da perdere. Devi prepararti in Francia! Che ne sarà? Dei nostri guerrini, vieni subito! Ti voglio! Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza per avermi salvata da quell'orribile rospo. Ah, per noi è stato un piacere! Così Pollicino continuò ad andare lungo il fiume. L'estate diventò autunno. Le dolci brezze diventarono venti freddi, che a loro volta annunciarono l'arrivo del gelido inverno. Era giunto il momento per Pollicino di cercare un riparo dal freddo. Sono un topo di campagna, sono Pollicino e non ho mai avuto i baffi. Ma una volta avevo una casa. Bene, io sono la signora Topastri e tu puoi stare a casa mia per l'inverno. È proprio qui a due passi. Oh, grazie infinite! Ti troverai bene, mia cara. Grazie. Ne sono sicura. Ammalerai, figliuola? Sì, tu hai bisogno di un marito e di una casa tutta tua. Mi piacerebbe avere una casa mia, con un giardino pieno di fiori e il sole che illumina i colori. Oh, tutto ciò potrà accadere in primavera. Ma nel frattempo ho invitato un mio caro amico. Oh, va, piccola mia, di là c'è un vestito nuovo, poi torna qui. Come sto? Oh, sei bellissima, Pollicina! Oh, è già arrivato! Aprigli la porta, non farlo aspettare! Oh. Io sono il signor Talpone e sono lieto di fare la tua conoscenza. Non stare lì impalata, fai entrare il signor Talpone e presentati! Io sono Pollicina. Hai dimenticato l'educazione? Su, cara, invitalo a venire. Vuole darmi il suo cappello? Gradisce del tè? Sì, e ancora sì. Oh, permetta che l'accompagni alla poltrona. Grazie, mia cara.
Bisogna risparmiare e ricordare di non sprecare mai tempo o denaro in alcunché di frivolo. Ho messo via il mio primo milione di chicchi d'orzo che non avevo ancora 30 anni. Certo, avevo solo 30 anni, allora mi sembra che sia passato un secolo. Oh, lei è ammirevole. Ammiraglio? Come fai a sapere che ero in marina? Sì, infatti durante la Grande Guerra ero comandante della mia nave. E questo per quanto riguarda la prima medaglia che mi hanno conferito. Invece per la seconda medaglia è stata tutta un'altra storia. Dovete capire, la seconda è stata coniata solo per me. Invece il mio secondo cugino, lui era una vera nullità. Ma questa è ancora un'altra storia e non so se posso... Ah, Diboli, Cira, non è piaciuto anche a te questo racconto? Cosa? Chi? A me? Piacermi? Oh, sì! A me piace il tepore del sole e adoro guardare gli uccelli che volano in cielo. Mi piace il colore dei fiori che brilla sotto la rugiada del mattino e... Hai detto già abbastanza, Pollicina. Oh, in verità, io non sopporto la luce del sole, mi fa male agli occhi. Oh, non starà già andando via, signor Talpone? Ci è fatto tardi, e poi non voglio annoiare la ragazza. Oh, allora le piace? Mi piace, mi piace, mi piace, ma ne parliamo dopo. Oh, coraggio, Pollicina, porgi il cappello al signor Talpone. Spero di rivederti molto presto. Oh, grazie al cielo. Oh, sì, sono contenta anch'io che torni presto. Adoro la sua compagnia. Ha uno spirito così brillante. Sono tanto contenta che ti piaccia il signor Talpone. Forse non l'hai notato perché è così modesto, ma è il miglior partito della zona. Davvero, non l'avrei mai immaginato. Il signor Talpone tornò a trovare Pollicina e la signora Topastri quasi ogni giorno e continuò a raccontare storie della sua vita avventurosa. Io ero là, stavo pensando ai fatti miei quando un cane feroce ebbe l'ardire di attaccarmi in casa mia. Con molta audacia tenni la mia posizione, nessun cagnaccio rognoso avrebbe mai potuto invadere il mio territorio. Oh, misericordia, e lei che cosa ha fatto? Che cosa ho fatto? Una cosa semplicissima, ho punzecchiato la bestiaccia con la punta del mio bastone. Contro di me non avrebbe avuto neanche una possibilità, lo ammetto. La situazione era questa. Io ero là bastone in pugno a difendere casa e affetti da quell'orribile cagnaccio. Lui abbaiò con ferocia e si slanciò contro di me, ma io lo bloccai col mio bastone. Finalmente riuscii a mettere in fuga quel vigliaco che scappò con la coda fra le gambe. Sono un eroe. Oh, non è stato un racconto emozionante, Pollicina? Sì, davvero. Oh, certo, soprattutto lunghissimo. Beh, a questo punto è meglio che vada, altrimenti potrebbero esserci troppe emozioni per un giorno soltanto. Per domani comunque ho in serbo una sorpresa altrettanto emozionante. Il signor Talpone potrebbe arrivare da un momento all'altro e tu non sei affatto pronta. Perché non sono affatto interessata. Va bene, signora Topastri, vado a prepararmi. Oh, deve essere lui. Signor Talpone? Bussano alla porta della galleria, signora Topastri. Oh, sì, naturalmente. Mai allora? Oh, signor Talpone! Sapevo che ci fosse una galleria dietro questa porta. Ho una bella notizia, signora Topastri. Ho scavato una galleria che unisce le nostre due case. Non posso più sopportare la fastidiosa luce del sole quando ci faremo visita. Oh, la sua è stata un'idea gentile e geniale. Proprio così, ma non è solo per questo che l'ho disturbata. Sono venuto a chiedere il permesso di sposare la giovane Pollicina. Cosa? Piccola mia, ho appena chiesto alla signora Topastri la tua manina perché voglio sposarti. Mi concedi questo onore, sì, vero? Non stare lì ammutolita. Il signor Talpone ti ha fatto una domanda e vuoi rispondere? Rispondere cosa? Se Pollicina sarà felice di accettare.
Non sto dimostrando molto entusiasmo, non le pare? È naturale, è emozionata! Lei le ha fatto un grande onore, le dia un po' di tempo per abituarsi all'idea. Sì, immagino che sia così. Ora è meglio che lei vada, avremo tanto tempo prima del matrimonio, ciao! Oh, oh, un matrimonio è semplicemente meraviglioso! Pollicina! Vieni a vedere che stoffa, Pollicina! Ma dove si sarà cacciata? Non vedere più i fiori, non sentire mai più il tepore del sole. Ma non ho altra scelta. Ah! Sei tu! Il mio amico Rondone! Oh, tu hai dato tanta gioia a tutto il mondo. E ora sei qui nella neve. Ah, il tuo cuore batte ancora! Sei vivo! Sì, e grazie a te potrò continuare a vivere. Oh, certo che devi vivere e ci riuscirai. Sono così contento di averti trovata, ti ho cercata dappertutto. Ma poi è venuto l'inverno ed era troppo tardi per andare verso i paesi caldi. Vieni dentro, c'è un bel calduccio. Ti nasconderai qui finché non starei meglio. La signora Topazio e il signor Talpone non devono scoprire che sei qui, perché sono terrorizzati dagli uccelli. Chi sono la signora Topazio e il signor Talpone? La signora Topazio è stata così gentile da offrirmi una casa. E il signor Talpone diventerà mio marito. Ha promesso che si prenderà cura di me per tutta la vita. Ed è quello che vuoi anche tu, sicura? Tutti e due mi dicono sempre che sono molto fortunata e che le altre ragazze morirebbero d'invidia. Tu ti senti fortunata? Ah, no. Sta arrivando la primavera e potrai volare con me verso i paesi caldi. Intanto tu pensa a guarire bene. Mua. La primavera finalmente arrivò e l'amico di Pollicina, il Rondone, era pronto a volarsene via. Aria fresca! Ah! Sei sicura di non voler venire con me? Non posso! La signora Topazio è stata così gentile con me, non posso deludere il signor Talpone, tiene molto al matrimonio. A me sembra una pessima scelta, ma se è proprio questo che vuoi, agli ordini. Addio, amico mio. Vorrei tanto poter venire via con te, Rondone, ma non è possibile. Matrimonio, Pollicina, che cos'hai da piangere? Dovrebbe essere il giorno più felice della tua vita. Dovrei essere felice, ma non lo sono affatto. Vieni di là immediatamente, non è gentile fare aspettare lo sposo. Non vedere mai più il sole, neanche i fiori. Non respirare mai più aria pulita e dovermi sposare con un vecchio presuntuoso e noioso. Oh, smettila con le sciocchezze. Stai facendo aspettare il signor Talpone e il gufo saggio per pensare stupidaggini del genere. Forza, volti. Oh. Sta arrivando la sposa! Per favore, posso dare un'ultima occhiata al mondo esterno? Oh, veramente io? Vi prego, vostro onore! Oh, grazie! Tornerò immediatamente! Dolce primavera! Qui vicino a me il sole splenderà dissolvendo il mio perché. Dolce primavera, magica atmosfera, la sento in fondo al cuore, mi dona il suo calore. Hai già pronunciato il sì? No. Allora sei in tempo. Vieni via con me. Io? Pollicina, perché ci metti tanto tempo? Esigo che tu rientri immediatamente. Non posso deludere tutti. E come puoi deludere te stessa?
Insomma, dovrò sempre venirti a cercare sotto l'orribile luce del sole. Che guaio, mi sto mettendo in casa. Perché vuole sposarmi se sono un guaio? Randone! Pollicino! Esilio, ti ritorni subito qua! Pollicino! Addio, signor Talpone! Ci vediamo, Pollicina. Spero che qui tu possa essere felice. Oh, è tutto così bello qui. Questa sarà la mia casa. Ma cosa? Sarei felice di dividere la mia casa con te, dolce Pollicina. Vuoi venire? Io sono il re degli elfi e questi sono i miei sudditi. Non hai risposto alla mia domanda. Vuoi diventare regina degli elfi e mia sposa? Non posso che risponderle sì. Pollicina aveva trovato il suo vero amore. Lei e il re degli elfi si sposarono e vissero felici e contenti. Che bello! Fantastico! Mi piace come finisce. Con lei che sposa il re degli elfi. Sì, certo che il signor Talpone e il Rospo erano proprio buffi. Che ne dici? Torniamo domani? Sì, bella idea. Ciao, così ciao. Un'altra storia. Il mondo delle favole è un mondo fantastico, dove tutte le storie finiscono bene. Nel mondo reale, invece, viviamo in un equilibrio delicato in cui piante, animali e persone dipendono gli uni dagli altri. Noi adulti abbiamo commesso degli errori e ci serve il vostro aiuto per fare un mondo migliore. Per esempio, se chiudete bene il rubinetto dopo esservi lavati o spegnete la luce uscendo da una stanza, ci sarà più acqua e più energia per tutti quanti. E se piantate un alberello nel giardino, diventerà un magnifico albero che ci regalerà ossigeno. Se lavoriamo tutti insieme, faremo del nostro mondo un posto migliore per vivere e per giocare. Stare lì fuori con un tempo così sotto la pioggia e soli. Non piacerebbe neanche a un'anatra. No, con questo tempo è meglio restare a casa al calduccio. Attenti a non farvi male! Io non so dove vanno, ma non ve lo voglio dire. Dunque, stavamo
Ah sì, stavamo parlando di anatre. Quando si sente solo, anche un anatroccolo spera di trovare un amico, qualcuno con cui trascorrere un paio d'ore. Ciao, benvenuti nella soffitta delle meraviglie. Qui ne succedono di tutti i colori. Vedrete che... Oh, ecco Kevin ed Emily. Dai, muoviti. Ti ricordi quanto ci siamo divertiti l'altra volta? Ma perché l'hanno fatta così ripida? Lo sai, nonno ha un modo tutto suo di fare le cose. Sì, lo so. Insomma, vieni o no? Eccomi, arrivo. Quante cose belle ci sono quassù. Dai, muoviti. Eccomi, eccomi. Qui è pieno di cose interessanti. Che c'è di interessante? Come cosa c'è? Guarda questo, per esempio. Wow! È un uovo di brontosauro. No, le uova di brontosauro sono più grandi. Sono come una... È quello che penso. Siamo le solite. Il brutto anatroccolo. Forza, leggi, oggi tocca a te. C'era una volta una mamma anatra che stava tutto il giorno a covare nel suo nido, aspettando che le uova si schiudessero. Oh, i miei bambini! Ciao mamma! Ci insegnerai a nuotare? Mi insegni a fare ciao, così? Ciao, io voglio imparare per a nuotare! Favore, mamma, mi insegni a nuotare! Nuotare! Andiamo! Evviva! Ciao, mamma, ci insegni a nuotare! Allora, giungaggi! Aspetta! Se fate i bravi imparerete subito, è facilissimo! Santo cielo! Un vostro fratellino non è ancora uscito dal guscio! Ma dobbiamo andare al fiume ad imparare a nuotare! Appena sarà nato anche lui ci andremo tutti insieme! E finché non esce dall'uovo noi cosa facciamo? Imparate ad avere pazienza, aspettate! Ma io voglio imparare a volare! Anch'io! Anch'io, mamma, poi ci annoiamo! Insomma, cos'è tutta questa confusione? Ha ragione, mi scusi signora, sono i miei bambini! Sono già nati tutti? Quasi tutti! Scusa, cara, ma siamo proprio sicuri che quello sia un uovo di anatra? Come si permette? Certo che lo è! Non ho detto che non lo è, ho solo detto che non ne sono sicura! Ma perché non lo lasci perdere? In fin dei conti hai già 5 bellissimi anatroccoli! Calmati, tesoro, credimi, non ti volevo offendere! Come si permette? Calmati, è lei che si deve calmare! Non si permetta mai più nemmeno di pensare a una cosa simile! Questi sono tutti i miei figli! No! Oh! Un mostro! Ma... Bambina? Mamma? Ma questo non è un... non può essere! Invece sì che lo è! No! Questi sono i miei gioielli! Va bene, se lo dici tu! Hai solo bisogno di un po' di tempo per riprenderti. Vedrai, domani anche tu sarai giallo, proprio come i tuoi fratelli e le tue sorelle. Su, andiamo, mamma! Buongiorno, Emma! Senti, per favore, mamma, andiamo! Io devo volare! Mamma, insegna a tu volare! Vai, a volare! Sì, va bene, allora oggi faremo la prima lezione di nuoto! Mamma! Aspettatemi! Ci sono anch'io! Venite, è bellissimo! L'acqua non è fredda! Ehi, dove andate? Aspettatemi, aspettate! Oh, oh
dobbiamo aspettare il vostro fratellino. Qua? Eccomi! Fata, dai, seguitemi! Ehi, non si può cambiare corsia! Levati, questo posto è mio, io vengo sempre dopo di lui! Oh, scusa, io non me ne ero accorto! E io vengo sempre dopo di lei! Dove vai? Non vorrei mica portarmi via il posto, oh, vero? No, figurati, no, ti prego, scusa! Dove credi di essere? Mettiti in fila! Questo è il tuo posto! Scusa, non lo sapevo, non ti volevo offendere! Che bella giornata, non è vero? Sì, bellissima. Ma nemmeno lontanamente bella quanto i suoi figli. Sa, devo ammettere che sono gli anatroccoli più belli dello stadio. Guardi quello, invece, è un mostro. I miei figli sono tutti bellissimi. Andiamo? Però che colore strano, e non è un po' troppo grande? Non può essere uno di noi. È una creatura bruttissima, quasi deforme. Shh, sta venendo qui. Che si vede? Buongiorno, signora. Grazie. Ah, santo cielo, è incredibile. Ora che lo vedo da vicino è proprio brutto. Lo sai che per descriverti bastano solo due sillabe? Davvero? E quali? Brutto! Non somiglia a noi, sei brutto assai. Come un'anatra tu non mi metterai mai. Su nuota, lontano da noi. Ehi, hey, i germani fanno i dispetti al brutto. Facciamoglieli anche noi. Non somiglia a noi. Bella faccia tu cerchi dei guai. Vai via, lontano da noi. Il collo è troppo lungo. Troppo lungo. E la testa è grossa. Troppo grossa. Coraggio, coprila. Coprila. Con un sacco di vela. Per oggi basta col bagnetto da bravi bambini. Ora ritorniamo a casa. Oh, bambini, bambini! Non somigli a noi, sei brutto assai. Come un'anatra tu non diventerai mai. Su nota, lontano da noi. Su nota, lontano da noi. Su nota, lontano da noi. Insomma, a casa, a casa! E voi, voi, mi vergogno di voi! Come potete essere così cattivi con un vostro fratello? Ma no, mammina, volevamo scherzare! Certo, è vero, non sembra, ma gli vogliamo bene! Ora basta, tornate al nido, subito! Perché, mamma? Lo so io perché, signorina. Oh, oh, non fare così. Ti vogliono bene. Non volevano offenderti. E tu mi vuoi bene, mamma. Certo, davvero, te davvero, ne davvero. Allora, andiamo a casa. Tutta colpa sua. Ha dei fratellini davvero cattivi. Sì, poverino. Leggi. Dopo alcuni mesi, quando gli anatroccoli erano abbastanza grandi, cominciò ad avvicinarsi l'inverno. Bambini! 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 Insomma, oggi per voi è un giorno molto importante. Tra poco l'inverno arriverà e dovete prepararvi a partire verso i paesi del sud prima che faccia troppo freddo. Vi auguro con tutto il cuore di fare un buon viaggio e mi aspetto di rivedervi cresciuti e con famiglia qui la prossima primavera.
Dobbiamo andare tutti assieme. Certo, tutti tranne lui. E come facciamo? Sa volare molto più veloce di noi. Andiamo, ognuno in una direzione diversa. Non saprà chi seguire e restare da solo. Allora ci vediamo al limite del bosco. Cosa fate? Volate verso il sud? Probabile. Come mai non ci andate tutti insieme? Ci va così. Già, perché abbiamo più spazio. Vi dispiace se volo con voi? No, fa pure. Chissà come ci divertiremo a volare insieme verso sud. Sarà un viaggio bellissimo, un viaggio indimenticabile, non è vero? Dove siete? Eh? Stiamo giocando? Ehi, dove vi siete nascosti? Non ci sono più. Scusa, andate verso sud? Sì. Splendido, posso venire con voi? Oh, tu vuoi venire con noi? Stai scherzando, vero? Andate a sud? No. Va da quella parte? Sono affari miei! Io cerco qualcuno con cui chiacchierare. Non c'è nessuno che vuole giocare. Anche il lombrico ha un amico, ma questo non succede a me. E così sono solo, sempre più solo. Nessuno mi chiama, nessuno mi ama, sempre solo resterò. Non voglio mollare, io devo reagire, ma mi sento sempre più giù. Qui nello stagno non trovo un compagno, io voglio casa mia. Ma io sono solo, sempre più solo. Nessuno mi chiama, nessuno mi ama, sempre solo resterà. Nessuno mi chiama, nessuno mi ama, sempre solo io sarò. Da fare. Sono troppo belle. Quelle nemmeno mi degnano di un'occhiatina. Sono proprio brutto. Come sto male, sono disperato, non ce la faccio più. Da fare, oggi potrebbe essere l'ultimo giorno per farsi una bella mangiata prima che nevichi sul serio. Oggi... Oh, cosa ci fai tu qui? Niente, mi riposo. Ma se vuoi che me ne vada, mi alzo e me ne vado subito. Per quanto mi riguarda, puoi stare qui anche tutto l'inverno. Davvero? Certo, non c'è problema. Senti, ma perché non sei volato al sud? È una storia lunga. Beh, ormai è fatta, non ti rimane che aspettare la fine dell'inverno con me a casa mia. Scusa, ma stai parlando con me? C'è qualcun altro in giro? No. Allora sto parlando con te, prego. Prima tu. Davvero posso entrare?
Entra, o qui va a finire che io divento un coniglio surgelato e tu un pupazzo di neve. Vieni! A proposito, io mi chiamo Corrilesto e tu? Oh, tutti mi chiamano Brutto. Va bene, non te la prendere, ci si abitua a tutto. Ecco qua, questa è la mia casa. Ma è stupenda, una reggia. Insomma, ci arrangiamo. Ogni coniglio ha la sua tana, però preferiamo stare qui dentro tutti insieme. Il cuoco fa una minestra di carote squisita. Tu la mangi la minestra di carote, vero? Ora mangerei qualsiasi cosa, ho una fame. La campana della cena. Aio! Oh, beh, sempre meglio stare stretti al caldo che stare comodi all'aperto ma morire di freddo. Muoviti che ci pappano tutto. Vengo, figurati se me lo faccio ripetere. Seguimi. Il refettorio è laggiù in fondo. Accomodati, questo è il mio posto, vado a prendermi un'altra sedia. Allora, vagabondo, l'ultima volta che ci siamo incontrati... Ciao, com'è questa minestra di carote? Chi è? Un mio amico. Si può sapere cosa ci fa qui? Mangia, l'ho invitato io. A te sembra un coniglio selvatico. Non mi pare. A questa tavola vedi qualcun altro che non sia un coniglio selvatico? No. Ci ho inciampato fuori dalla porta e siccome nevica e fa freddo per... Non devi pensare! Coraggio, accompagna subito il tuo amico alla porta. Un momento, qui abbiamo tutti gli stessi diritti. Chi vuole che rimanga alzi la zampa sinistra. Ecco fatto, la tavolata ha deciso che non rimarrà contento. Mi dispiace, è andata male, non potevo prevederlo. Mi vergogno per loro, però purtroppo hanno deciso così ed in democrazia 64 no ed un solo sì. Chi se lo sarebbe aspettato? Pazienza, comunque grazie di aver votato a mio favore. Ti sei dimostrato un vero amico. Accidenti, che freddo, non puoi essere qui. Senti, perché non vivi a vivere nella mia tana? Ci penso io, vagabondo Corrilesto, a procurarti da mangiare. E se ci scoprono, si arrabbiano e ci cacciano via, tutti e due. Va bene, ce ne andremo assieme. E moriremo entrambi di freddo, sai che soddisfazione. È vero, questa volta hai ragione tu. Bene, allora io vado, salutiamoci. Ciao vagabondo, grazie di essermi stato amico. Io sarò sempre tuo amico, vedrai che un giorno ci rincontreremo di nuovo. Non voglio mollare, io devo reagire, ma non ce la faccio più. Via del mio aspetto, non trovo l'affetto, io voglio casa mia. Ma io sono sempre più solo. Nessuno mi chiama, nessuno mi ama, sempre solo resterò. Nessuno mi chiama, nessuno mi ama, sempre solo io sarò. Mi dispiace. Io mi sentivo già sistemato. L'hai sentito? Si voleva sistemare. Si potrebbe sistemare con noi. Certo, io l'avrei un posto dove sistemarlo, nel mio stomaco. Salve, giovanotta. Scusa, ma sbaglio, non sai dove andare ad abitare? Non ci sbaglio. Capisco cosa devi provare in questo momento. Nemmeno a noi nessuno ci vuole avere per casa. È vero, però noi conosciamo un posto dove so che ti troveresti benissimo. Davvero? Dov'è? Me lo dite? Calma, sangue freddo, figliolo, vienici dietro. No, portiamolo noi! Più si inoltrava nelle acque della palude, più aumentava la paura del povero anatrocolo.
ma l'alligatore, raccontandogli tante bugie, era riuscito a tranquillizzarlo. Coraggio, figliolo, ancora uno sforzo, ormai ci siamo. E quando saremo lì ti presenterò i miei amici, vedrai, ti piaceranno. E almeno dal mio punto di vista, sono sicuro che ti troveranno di loro gusto. Il mio amico brutto, devo aiutarlo. Sei come noi, credici, tu ci piacerai, dalla testa ai piedi. Coraggio, vieni dentro con noi. Che zampe lunghe hai, che zampe hai, che grandi ali, che grandi ali, che cosciotte piene, ma che cosciotte, che buone le anatre fritte. Tu sei come noi, hai fantasia, ne siamo gli esperti di gastronomia. Andiamo tutti insieme a parlare. Sappi bene sentire, amico, potremo festeggiare e smaggiugliare voluta e voracità nella nostra pancia. Ci sarà l'anatra all'arancia, un piatto priva, sono proprio papato. Sei come noi, più buono che mai, e la nostra panciolla saziare potrai. Su forza, corriamo a cucinare, non devi neanche prenotare. Tra poco un piacere si andrà. Fammi pensare agli ingredienti che potremmo usare. E vai con lo stufatino. Bugiardi, non è vero che voi due siete miei amici? Ehi! Scappa, brutto! Vieni qui! E adesso cosa mangiamo? Mi hai salvato dagli alligatori, grazie vagabondo, tu sì che sei un vero amico. Stai attento agli imbroglioni, è simpatico, peccato sia brutto. Le femmine di cigno, come sono belle. E io sono così brutto. Te li immagini se mi vedessero? Si metterebbero a urlare e poi mi caccerebbero. Sarà meglio che mi nasconda. Chissà se metto la testa sott'acqua. No, non può essere. Oppure, non posso. Qui ci sono soltanto io, non posso che essere io! Sono un cigno! Io sono un cigno! Certo, un bellissimo cigno. Siamo venute fino a qui per chiederti di diventare il nostro capo e condurci nei mari del sud. Perché tu sei il cigno più bello e affascinante che si sia mai visto in questo stagno. Allora, accetti. Io? Il vostro capo? Sì, caro. E il brutto anatroccolo, che non era più né brutto né anatroccolo, ma un bellissimo cigno, andò con loro e vissero per sempre felici e contenti. Hai visto che bello era? Sì, che bello era. Gabby, non smetti di prendermi in giro. Guarda che non ti sto prendendo in giro, è la mia opinione, che è identica alla tua. Davvero, Gabby? Bene, sono contenta di avere un fratellino come te. Il mondo delle fiabe senza tempo è un mondo in cui tutte le storie finiscono bene. E ora parliamo un po' della vita delle piante, degli animali e, perché no, anche delle persone, insomma della vita sulla terra. Noi adulti abbiamo fatto tanti errori e ora abbiamo bisogno di voi per rimediare. Per esempio, se butterete le batterie esaurite negli appositi contenitori, ci sarà meno inquinamento e sarà un vantaggio per tutti noi. Se pianterete nel vostro giardino un alberello, diventerà un magnifico albero che ci regalerà ossigeno. Se uniremo i nostri sforzi, vedrete, sarà molto più bello vivere e giocare sulla terra.